pesante, ma stamani c'è, cioè, questi pesanti, no, queste cose sono quelle cose che uno non vorrebbe pesanti leggere da nessuna parte. No, sì, ma ancora l'erba, sì, no, sono rimasto, siamo rimasti male stamani, però ora, per amor di Dio, non possiamo né giudicare, no, no, c'è un'inchiesta, quindi, però andare più giornale, vedi un titolo del genere. No, no, pesa una boccata d'ansia stamattina, è come rovinarsi la giornata. Quindi il Tirreno apre con l'inchiesta: abusi su una ragazzina e il bando domiciliari. L'uomo indagato per violenza sessuale avrebbe palpeggiato più volte la minorenne che abita nei pressi della sua casa. Un uomo residente in un paese del versante occidentale di Isola d'Elba si trova agli arresti domiciliari da alcuni giorni, accusato di aver commesso violenza sessuale su una ragazzina con meno di 14 anni. Sai, da babbo di una di 13 ti viene. No, Dio, ma. No, non sai, non sappiamo. Dice, ad essere finito agli arresti domiciliari, un uomo albano abita vicino alla casa della minorenne, aveva rapporti di conoscenza e buon vicinato con la famiglia della ragazzina. E secondo l'inquirente è stato proprio il rapporto confidenziale ad essere stato sfruttato dall'uomo, con i più episodi che avrebbe abusato della minore palpeggiandola e molestando di vario tipo. Io non ho parole, quindi. Vabbè, c'è un'inchiesta in corso. Boh, insomma, è agghiacciante. Via, questa cosa lì. Questa l'ha detta la Conte, eh? È agghiacciante. È non lo so, no, davvero l'ha detta la Conte, non ci ho fatto nemmeno caso. La testa da 30 anni si va, ora contro mano fanno tanti, si sa che scontrescio. Ah, ora poi c'è, poi nel frattempo viene fuori una cosa. Giustamente, no? Perché che ci sta a fa un medico a bordo di un'ambulanza? No. L'ha mai visto te il medico a bordo? No. Come un tassista a bordo di un taxi. No. Cioè, sta buongiorno scherzando. A tutti nel frattempo. Allora, c'è un braccio di ferro, buongiorno. Via il medico a bordo dell'ambulanza. Quindi via il medico a bordo dell'ambulanza, non ci deve stare. Ma ti sei chiesto te quando fanno queste proposte? Ma che cazzo c'hanno nel cervello? Io non ho detto basta. Dice detto... Bene Mughini che in questo momento ancora non c'è. Le rane urlatrici, i girini. O come dice il buon Simone dall'isola, il lupacante. I lupacanti. I lupacanti che gridano vendetta. Insomma, il medico a bordo dell'ambulanza non ci deve stare. Quindi se lo vede, anche se fa l'autostop, voi passate voi qua. Acciacca, ma non barca. Allora, la stagione turistica è alle porte e esattamente come lo scorso anno esplode la protesta per la copertura del servizio di emergenza urgenza sul territorio albano. Il motivo? L'ASL intende riorganizzare il servizio delle ambulanze e sostituire per la prossima estate l'ambulanza con il medico a bordo di stanza a Porto Azzurro, all'opera in tutto il versante orientale, con un'ambulanza India. Dal nome India, un'ambulanza al nome India, vabbè. Attrezzata con, non per il nome, però così, attrezzata con personale infermieristico. Quindi allora il motivo dice che per la prossima estate l'ambulanza con il medico a bordo di stanza a Porto Azzurro, quindi siamo noi. Ah, a parte gamba dice la benzina c'è, dopo c'è un articolo infatti gamba, non va più su, capisco che io non esco più sta fare. Si vede che si è bloccato un attimo, anche lui è rimasto agghiacciato da... Dalla notizia una parola iniziale. Per lo schifo nemmeno noi. Beh, buongiorno, noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi, buongiorno, in calma. Pratica sull'ambulanza nostra, se non capisco male, Dai. Che opera in tutto il versante orientale, ci sarà non più il medico a bordo, ma ci sarà un'ambulanza India. India? Si la vede un po' indiana, tutta così, sai. Una trasformazione che secondo quanto si apprende non è motivata dalla scarsità dei medici, bensì dal numero più esiguo di servizi effettuati rispetto a altre zone del territorio urbano. Stanno dicendo, siccome a voi l'ambulanza non vi serve un cazzo, cioè fate poco servizio, capito? Perché ora anche l'ambulanza, no? È un servizio, cioè se te non lo sfrutti, giusto, cioè, il cazzo che ti ha cioè, perché ti devo mettere in dottore se te non lo sfrutti? Allora, invito tutta la popolazione di Porto Azzurro, di Versantorello, ma sentiamoci male e chiamiamo l'ambulanza. Sì, almeno c'è una scusante. No, c'è una scusante per fare le cose, no? Sì, perché, sì, cioè, capito? Vediamo belli, Dio buono, belli. Allora, i sindaci capo. Medici sono preoccupati, così come l'amministrazione comunale di Porto Azzurro, che a tale proposito ha già mosso i primi passi per cercare di far cambiare idea all'ASL. Nei giorni scorsi il sindaco di Porto Azzurro, Maurizio Papi, ha scritto una lettera ufficiale inviata alla direzione ASL Toscana Nord. Bravo. Non solo, il primo cittadino di Porto Azzurro si è rivolto ai colleghi del comune di Rio, Marco Corsini, e di Capolivre, Andrea Celzi. Non si capisce, spiega il vice sindaco, perché dovrebbe crearsi una situazione in cui nel pazienti frattempo che stiamo parlando passa l'ambulanza, passa l'ambulanza con lampeggianti, quindi siamo di...
perché dovremmo avere noi un servizio inferiore rispetto a quelli degli altri quattro comuni dell'isola? Stesso articolo è uscito su specialmente www.corrobala.org a firma di Francesco Semeraro. Infatti leggete il nostro blog che è bellissimo, www.corrobala.org. Non saremo mai bravi come gli altri, però ce la caviamo di più, ce la caviamo di più. No, oltretutto mi dice anche il nostro vice sindaco, oltretutto in questa fase anche di emergenza coronavirus. Virus. Cioè, virus. Io guarda, non... Faccia un po' capo, fatti vedere che sembra ragazzo. Sì. Devo fare così. Madonna. Ti può vedere, anche però, in casa, ragazzi, anche in casa che ti guardo, vediamo un po' guarda, a me. Sì, anche a me come insomma, ragazzi, là dobbiamo fare così. Ora, bisogna incentivare il servizio. Noi usiamo poco questo servizio, secondo meno male, ho insediato il nuovo direttivo del parco, ma... Tra le nomine manca quella di Ruggi. Ruggero Barbotti. Allora, conferma i nuovi ingressi nel consiglio dell'ente. Giallo. E dove lo so anche questo articolo? Su edicolaelbana. Ce l'hanno mandato, Ce l'hanno mandato, non l'abbiamo copiato. Non si copia, noi ce le mandano e si pubblica. Quindi... Se no, chiamiamo i diretti interessati, ci facciamo raccontare qualcosa e riscriviamo, giusto per puntualizzare. Quindi no, perché se lo vedete poi capito. Quindi c'è giallo, c'è un giallo questa mancata. Federica, buongiorno. Buongiorno, ce l'ha fatta. È un giallo sulla mancata ratifica dell'incarico al vice sindaco di Capolinea. Sta sulle palle. Se non ti vogliono Ruggero, guarda Angelo Banfi, sembra un po' musicale, davvero? Guarda, da sinistra Susanna Berto, Stefano Ferri, presidente Samuri, Angelo Banfi, Alessandro Damiani e Maurizio Burlando. In questa foto, allora, vediamo un po', girala un pochettino, è bello perché ognuno c'ha una posa un po' diversa, no? Angelo è un po' Angelo, ragazzi, tanta roba, con le braccia incrociate e le gambe messe così. Vieni Ciccio, non sono attento. Allora, voce Angelo Banfi. Voce Angelo Banfi, sì. Batteria, che lo vedo un po' abbastanza, abbiamo il nostro Sammuri. Poi ci abbiamo invece Stefano Ferri, lo vedo più... No, tastiera, forse più batteria, ho sbagliato. Allora, Sammuri alle... Maria Mabona. Samuri alle tastiere, lui la batteria che lo vedo un po' più. Lei cori? Violino, chitarra, basso, perfetto, basso. Abbiamo fatto il gruppo del parco, quelli del parco. Hanno scartato Ruggero, il solista. Che solista. Ruggi! Allora. Non ti vogliono, aspetta, madonna, stamani ne abbiamo una. Che è successo? Non ti vogliono, Ruggi! Allora... Benzina, la Bulgarino, bella, dal continente, buongiorno, presente, boccata d'aria fresca e urbana. Ci puoi giurare, ragazzi, ci buon puoi giurare. Buon gustai alla Bulgarino. E dovremmo essere tutti uguali, ragione, Rosita. Rosita. Sei andata via da me, la ricordi? Queste mie mani, queste mie dita, sono ancora profumate. Pelue. Come te. Che voce, Regini, come la tua. Gira un po' anche te, fatti vedere. Io faccio vedere, ma io mi spesso. Benzina. Oh, caro Walter Gamba. Sono in arrivo al telefonamento, ma la soluzione ci dicono che sia molto lontana. Venite per favore, gentilmente, ci a raccontarci. Non abbiamo capito veramente cosa è successo. Anche perché abbiamo visto altre poste a giro, insomma. Dice, sì, c'è però, se c'è una ritrosa, si vede. C'è una ritrosa? Guarda che ciuffo, è una tenda. Sì. Guarda lì, sì, sfida la fisica. Sì, guarda, la tenda. Mamma mia. La tenda è tanta roba. Mamma, se piove lì. Ma fatti pure ricca. Le tende. Ragazzi. Scaricate su Spotify l'album dei Tabula Rasa, ragazzi, è strepitoso. Lo sto ascoltando. Meglio anch'io, lo sai. Che ne ma sai, non lo sto sentendo, spettacolo. Disumano. Ragazzi, disumano, c'era sfuggito, quindi no. Scaricatelo, il vano, scaricate sano. Date retta allo zio e al cugino, date retta. Oh, qui. Allora. Vabbè. Carotel. Non era Guglielmo? Carotel. Io prenoto, ma prima vorrei sapere. Il distanziamento. Amore, c'è un posto in spiaggia? Ma i box in plexiglass? I pasti al tempo del Covid? Come open air? E i controlli al porto? Ma saremo liberi? Ma che ha fatto? Questa mi dà pensiero.
Te c'hai un... sei inibito da questa donna, io non so perché. Buona. Ma non lo fa solo una. Ma no, no, cioè sta falcata, sto passo. Ma è allora, è un personaggio che passa da 2 anni di qui, no? Tutti i giorni, non famo l'edicola, questa donna passa. Prima c'aveva un paio di cuffiette di questi anni 80, sai, col ferretto, con imbottitura arancione. E io, chissà che cazzo ascolta sta donna. Ora già l'hanno levato le cuffiette e da vestita da metalmeccanico si sta vestendo la donna, cioè, c'è la gonnella, ha fatto una trasformazione. Secondo... Io sarei contento di sapere dove va, chi è, che ma perché fa. Perché fa cazzi tu? No, ma io mi faccio sempre cazzi, ma questa mi dà curiosità. Giulia Manca, appena possiamo, Pianosa è nostra, te lo giuro, guarda, appena possiamo. Vedrai che dopo essere venuti ci avrai. Dopo ci metti. Non ci metti il cartello, noi non possiamo entrare. Giorgini, buongiorno, ragazzi, su Radio Urbana Show. Ragazzi, c'è un programma, un grande programma. La musica fa di Stefano Giorgini. Ragazzi. È strepitoso. Si è preparato, se l'è studiato, se lo bello. Cura, se lo porta in. Due puntate potete scaricare. È Ray Charles e la seconda è Elvis Presley. Quindi potete scaricare i podcast da dove? Radio Urbana Show. Radio Urbana. Che è una costolina dell'edicola Urbana. Quindi mi raccomando. Se voi andate sul sito www.edicolaurbana.org, a destra di qua troverete la radio, la YouTube dell'edicola, c'è un po' di cosine. Guardatevi. Spingetevi oltre. Andate, questa piccola striscia. Questa piccola striscia quotidiana. Le bellezze fatte uomo, guardalo lì. Allora, insomma, i nostri turisti vogliono sapere cosa si può fare quando si viene qui. C'abbiamo il posto sulla spiaggia? Le colazioni sono sicure? Ah, quello sai. Che cazzo. Se soffri di colite, ci sta che ti venga un attacchino dopo, che devi andare di corsa a sfogliare in bagno, quindi ci può stare. Però, fino alla cena all'aria aperta, no, ti inchiudono. La cena te la fanno fare, se viene all'Eba, ti mettono dentro un bunker, te lo sigillano, ti inchiudono dentro, ti fanno mangiare lì e ti passano i pasti da una feritoia. Ma ci puoi andare sì, però vabbè, io lo so, ora c'è un momento di crisi. Demenza si chiama. Ci sono tre stemmi in gara per il confalone, per il gonfalone di Rio Maria. Quelli sono tre stemmi in gara? Ah, eccoli qui, questi qui. C'è lo stemma e il gonfalone. Vabbè, vediamo poi quello che vince. Un mese di tempo. Non fa una corsina, un garbato. Questo concorso nemmeno ha Sanremo. Ha preso sta capata con sti gonfaloni. Ma sapete, a Bibbia allora, fatto il gonfalone. C'è un mese di tempo, Un mese di tempo e si stabilirà chi votate è il vincitore. Sto gonfalone. Ci penso più. Quindi. Poi insomma, c'è tanti soldi in palio, poi. Ragazzi, tanti soldi. Tanti denari in palio. Tanti denari. Nel frattempo Mughini oggi è latitante, quindi non vi aspettate l'oroscopo, se non c'è uno faccio. Uno fai te. Se non c'è no. Dai, fallo uguale, stamattina c'è altro. Leggi qualche significato, c'hai un minuto e mezzo. C'ho un minuto e mezzo. Ce la fai, allarga. Leggi, guarda, la bilancia con la Biancotti. Biancotti, bilancia. Allora, sistemate in fretta, ma in fretta, i vostri impegni odierni. Potete così disporre liberamente del vostro tempo. C'è avuto l'oroscopo per dirlo che se facciamo le cose velocemente, poi abbiamo un po' più tempo per noi. Ci vuole un po' d'ordine, in particolare nella vita privata. Quindi, mi raccomando, se c'hai tanto imbarazzo nella vita privata, metti in ordine e fai chiarezza. Zainetto, sei di partenza? Sei impegnato? Pensavo questo. Aspetta. Che è successo? Walter Gamba, ad oggi i distributori della Befi verranno riforniti di carburante la notte. Così saremo ancora più efficienti e meno pericolosi sulle strade, visto che si parlava di sicurezza per il traffico del giorno per l'estate. Quindi loro, la pagotto. Quindi vanno in after hour, vanno. Eh sì, fanno un after hour. Ok, perfetto. Oh, vado, vi guardo dopo. Alberto Poggi, sei tornato, sei già partito. Non siamo nemmeno salutati, torna presto. Sagittario. Pronti? Sono qui. Hai delle speranze? Sì, grazie. Hai delle speranze? Fra un mese su. La pagotto del Sagittario ha delle speranze. Ebbene, oggi potranno diventare realtà. Oggi però. Bene. Mantenete rapporti sul filo della correttezza, cioè se devi mandare un culo, mandano un culo. Già fatto stamattina. Perfetto. Ecco, in amore ricordatevi di curare anche i dettagli. Ragazzi, stamattina. Come ci vorrebbe un miracolo. Non lo fate, ma ce la falli. Buongiorno. Buongiorno.
Acquario, situazione da stare un poco complessa, fate attenzione a non provocare discussioni nel lavoro. Diplomazia e riflessione. Scorpione, no. Avete difficoltà a mettere ordine nelle vostre idee, avete una grande voglia di cambiare. Ciao. Senza però sapere bene dove cominciare. Aspettate e vedete che le cose cambieranno. Vergine, con l'aiuto degli astri potete avviare nuovi progetti, avete un certo fascino che vi renderà credibili, la vita affettiva costruisce la vostra forza, ricordatevelo sempre. Con questo, col ciao di Regini, con la Pagotto che se n'è andata, con lui che sta facendo colazione, Mughini non pervenuto. Ma Regini dov'è? Regini va al lavoro, un ragazzo che lavora anche. Vi diamo insieme, ciao, facciamo chiudere oggi Antonio. Buona giornata a tutti, alla prossima. Perfetto.